Uno spazio riabilitativo in grado di contribuire al benessere psicofisico dei piccoli pazienti oncologici. È quello di cui si arricchisce Casa UGI, la struttura che dal 2006 ospita le famiglie, residenti fuori Torino, di bambini e ragazzi in terapia presso l'ospedale infantile Regina Margherita. In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile è stata inaugurata la palestra di Ugino. La palestra, donata dall'associazione Mattia Mantovani Onlus, rappresenta un punto di riferimento per la riabilitazione motoria dei pazienti con terapia oncologica attiva e va ad integrarsi con le strutture già a regime presso Casa UGI2. In realtà è la seconda palestra che inauguriamo nel giro di un anno e mezzo, perché in precedenza avevamo predisposto e inaugurato una palestra molto tecnica in UGI2, che è la nostra nuova sede, che è una palestra con delle attrezzature molto avanzate che consente un recupero fisico e anche cognitivo sotto la guida di specialisti della riabilitazione, ed era nata all'interno di quel progetto, che è quello di staccare le attività non legate strettamente alla fase della terapia, delle cure, quindi dei bambini che sono in fase di terapia e sono ospiti qui con un loro familiare, in maniera da mantenere questa casa protetta, cioè meno persone che in qualche modo possano portare, essere veicoli di contagio. L'avevamo pensata in epoca precedente al Covid, è stata una scelta sicuramente vincente, perché non abbiamo avuto casi qui durante la pandemia. E grazie a questa bella donazione di questa organizzazione Mattia Mantovan, abbiamo organizzato una piccola palestra, ma molto funzionale, gestita da professionisti, che ci consentirà di eseguire dei trattamenti già nella fase precocissima, quindi quando ancora i ragazzi sono in questa casa, non potrebbero uscire perché sono di fatto una dipendenza dell'ospedale, e poi a guarigione avvenuta, perché ormai confidiamo in altissime percentuali di guarigione, proseguiranno il loro percorso in UGI2. Tutte le attività che ci consentono di fare trattamenti e interventi precoci già in questa sala sicuramente saranno di vantaggio per il recupero funzionale dei bambini. All'interno della palestra sono presenti attrezzature riabilitative e fisioterapiche come lettini, tappeti, palloni e bastoni, ma anche alcuni strumenti tecnologici innovativi come un piano luminoso multifunzionale per stimolare la capacità di osservazione, la creatività, la percezione geometrico-matematica della realtà e lo sviluppo del linguaggio, un percorso sensomotorio a pedane e una piattaforma di gioco interattiva. Testimonial dell'iniziativa la calciatrice della Juventus e della nazionale italiana Cecilia Salvai, che ha rivelato di essere stata colpita da un linfoma di Hodgkin all'età di 4 anni, superato grazie alle cure del Regina Margherita. La palestra di Ugino garantirà la riabilitazione motoria agendo sulle competenze perse in parte o del tutto durante il percorso di cura, con benefici sulla motricità fine, sulla coordinazione oculo-manuale, sull'equilibrio e sulla sensibilità di bambini e ragazzi di tutto il mondo. La fama dell'oncologia torinese è veramente a livello mondiale, quindi loro trattano bambini da tutto il mondo e noi li aiutiamo ad ospitarli. In questo momento nella casa ci sono 18 famiglie, di queste 18 famiglie 5 vengono da altri paesi, 3 dal primo est europeo, 1 dal Perù e 1 dal Kenya. Ci abbiamo addirittura 3 continenti che sono rappresentati in questo momento in Casa UGI, a dimostrare che la solidarietà, il volontariato è veramente aperto a tutti, cioè non conosce frontiere, razze, nulla.